La Sardegna è un passo dalla quarta lettera dell'alfabeto e non possiamo più nasconderci. Abbiamo dominato un'annata, abbiamo vinto ovunque, abbiamo rispettato tutti, ma la Sarnese 1926 è un passo dalla storia. Aspettiamo, i minuti di recupero erano tre e praticamente sta finendo anche il terzo. È finito, ecco qua, fra poco ci siamo. Marco Cassandro. Lancio lungo, Gianluco Sbordone sulla palla. Immaginiamo il presente Pappacena. Ecco qua, vediamo. Rimessa dal fondo. È finita! È finita! La Sardese è in Serie D. Ora lo possiamo dire. Per mesi abbiamo detto la quarta lettera. La Sardese è in Serie D. La Sardese è in Serie Con D. il La risultato Sardese è quest'anno in Serie meno D. abituale, cioè 0-0, la Sarnese ha conquistato ieri il punto che le mancava per il ritorno ufficiale in Serie D. I granate hanno dominato il torneo di eccellenza e dopo aver già gioito per la Coppa regionale hanno conquistato il double e quel rientro nel massimo torneo dilettantistico a categoria, la D, che non disputava da 5 anni. Allo stadio di San Michele di Serino contro la Virtus Avellino, la Sarnese del presidente Pappacena non ha giocato come le altre volte, ha solo pensato a portare a casa il punto che mancava per chiudere i conti con la promozione. Una Sarnese grandi firme, quella di quest'anno, con giocatori che avrebbero fatto comodo a tanti team di Serie D, insomma elementi che chissà potranno venire utili anche al progetto della prossima annata. Aniello Pappacena comunque durante l'anno ha voluto aggiustare le cose in corso più di una volta, cambiando allenatore 2 volte, iniziando con Turco, proseguendo con Pirozzi e affidandosi poi a Farina. Nessuno è riuscito a insidiare la forza della sua squadra, anche se va dato atto al sorprendente Castel San Giorgio di aver giocato un grande torneo e viste le differenze economiche esistenti tra i due sodalizi va senz'altro applaudito. Il cammino dei rossoblù, che adesso chissà potranno dire la loro anche con i playoff. Ma torniamo alla Sarnese: una sola sconfitta stagionale, tanti gol segnati, difesa blindata, gioco, beh, quello migliorabile per certi versi, ma non contava lo spettacolo. Bisognava vincere e vittoria è stata. E adesso i granata non vogliono fermarsi: la gioia di Pappacena porta già un altro obiettivo, quello dell'arrivo in Serie C. Tutto è stato straordinario, dal primo all'ultimo collaboratore, meravigliosi. È difficile trovare dei collaboratori così importanti, così seri e così per bene. Pertanto il binomio ha funzionato alla grande e io li ringrazio di vero cuore. Io quando ringrazio di vero ringrazio tutti, la città di Sarno, l'amministrazione comunale, i giocatori, gli allenatori, gli addetti ai lavori, tutti, tutti, non ne rimanco uno indietro. Presidente Pappacena, quando c'è stato il triplice fischio finale, che cosa ha pensato? È stato un ricordo meraviglioso. Questa è la terza vittoria che nella mia gestione calcistica che si è verificato. Pertanto sono cose queste che non si possono immaginare. Quando è stato i 90 minuti di oggi non finivano più.